Battute finali per l'Albatros Cup, il torneo di street basket che terminerà nella tarda serata di oggi con uno spettacolo di musica e divertimento organizzato dall'Albatros Edizioni, durante il quale saranno premiati gli atleti vincitori con momenti dedicati alla solidarietà, con i saluti del presidente Albatros Edizioni, Lucia De Cristofaro, del presidente Unicef, Margherita Dini Ciacci, del presidente Ice Ponlus, Patrizia Marone, nonché l'assegnazione dei vari premi collaterali, dal miglior giocatore al premio Fair Play. Quando si spegneranno i riflettori del campo, però, si accenderanno quelli delle serate targate Albatros, con il programma tantissimi appuntamenti completamente gratuiti per gli atleti partecipanti al torneo. L'energia durante le giornate di gare sarà invece garantita da un mix di sole, basket e divertimento, una formula vincente che contraddistingue l'Albatros Cup 2015, la quale intende promuovere lo sport e mostrarne il suo volto più sano e bello. Albatros Cup 2015, non solo tante partite, non solo tanti protagonisti, una quinta edizione incredibile e soprattutto lo spettacolo della gara delle schiacciate, dei players veramente incredibili, hanno fatto di tutto, ci hanno fatto vedere davvero il vero playground, il vero basket qui a Scafati in Villa Comunale, uno show, un vero show dopo la gara di tiro da tre. Domani avremo le nostre finali, quindi siamo pronti per vedere la fine di questo torneo che è arrivato alla quinta edizione ed è davvero il più importante appuntamento dell'estate. Non potete mancare, state con noi. Albatros Cup, tanta gente, tanti partecipanti, più di 60 squadre, modelle dalla Russia, giocatori da tutto il mondo, la Louisiana, il Texas, la Germania, sono squadre di tutto il mondo pronti per battersi per le finali di Riccione che si terranno a luglio, che poi porteranno alle finali internazionali di Mosca in Russia. Beh, dobbiamo fare i complimenti ad Albatros perché siamo arrivati al quinto anno, una manifestazione che insomma aggrega innanzitutto, è un momento di visibilità per la città, anche la possibilità di portare fuori da Scafati un'immagine positiva di Scafati attraverso lo sport e i valori dello sport. Tra le altre cose, nel 2016 saremo città europea per lo sport, quindi anche questo impegno credo vada assolutamente intensificato. Dobbiamo fare anche noi ancora un po' la nostra parte in questa iniziativa, per la quale invece ringraziamo Albatros per l'energia e la passione che mette in campo.